Per oltre un millennio, in Egitto la figura predominante fu maschile. Ma la tradizione si interruppe quando inaspettatamente salì al trono Hatshepsut. Figlia di re e moglie di re, dedicò tutta la sua vita a realizzare il suo sogno, diventare faraone d'Egitto. E ci riuscì. Il mistero di Hatshepsut cominciò 170 anni fa, nel tempio di Deir el-Bari, un anfiteatro naturale situato sulla riva opposta del Nilo rispetto a Tebe, l'antica capitale religiosa dell'Egitto. Il primo uomo a leggere dopo 2000 anni il nome di Hatshepsut fu Champollion, un giovane francese che aveva appena decodificato il codice geroglifico. Con il suo arrivo in questo luogo, Champollion svelò un mistero. Sulla parete c'erano incisi i nomi di due re. Il primo era il nome di un grande sovrano, Tutmosi III. Il suo nome infatti era visibile da nord a sud lungo l'intero corso del Nilo, ma non aveva mai incontrato il secondo nome, re Hatshepsut. Lo incuriosì molto il fatto che dove i due sovrani erano raffigurati insieme, Hatshepsut occupava sempre il posto d'onore, di fronte all'altro re. Ma c'era qualcosa di strano. Questo è il diario di Champollion. In questo punto riportò le iscrizioni e i nomi, annotando che ogni volta che appariva il faraone, verbi e nomi si trovavano tutti al femminile. Questa dalla barba posticcia è Hatshepsut. Come potete vedere, indossa anche il gonnellino tipico di ogni faraone. Ciò lasciò sconcertato Champollion. Ci vollero altri 100 anni prima che gli egittologi scoprissero che Hatshepsut, la regina d'Egitto, indossava un abbigliamento maschile e aveva deciso di autoproclamarsi faraone. Tutti i più grandi faraoni al momento della sepoltura venivano portati nella Valle dei Re, il luogo in cui fu scoperto il tesoro di Tutankhamon, in cui Ramses il Grande fu inumato, il luogo che deve la sua origine al padre di Hatshepsut, il faraone Tutmosi I. 1000 anni prima che Hatshepsut nascesse, i faraoni dell'antico regno venivano sepolti all'interno di piramidi edificate nel deserto. Ma all'epoca in cui Tutmosi I salì al trono, tutte le piramidi erano state profanate e razziate. Dopo un lungo periodo di guerre e ingovernabilità, il faraone stava guidando l'Egitto, poco a poco, verso un ritorno alla stabilità. Il padre di Hatshepsut aveva comunque necessità di un luogo in cui il suo corpo e i suoi tesori potessero essere inumati con sicurezza. Tutmosi scelse dunque un luogo di sepoltura segreto, un anfiteatro roccioso, remoto e deserto, in cui non cresceva nulla e che nessuno avrebbe mai voluto violare. Fu questo luogo semplice e sperduto che sarebbe poi divenuto famoso in tutto il mondo come Valle dei Re. Si trattava di un'avventura audace, ma il padre di Hatshepsut era un uomo determinato. Così la tomba fu costruita ed egli divenne il primo faraone dell'Egitto ad essere sepolto nella Valle dei Re.
Salito al trono dell'Egitto, Tutmosi guidò una spedizione militare fino in Nubia, l'odierno Sudan, per soffocare una ribellione. Egli dovette superare 4 pericolose cateratte, ognuna delle quali avrebbe potuto fare a pezzi una nave. Condusse le sue truppe fino all'interno della Nubia, un punto che nessun altro faraone prima di lui aveva mai raggiunto, e sconfisse intere tribù nubiane. Il padre di Hatshepsut era un uomo di grande valore. Dei 5 figli generati da Tutmosi I e la sua sposa prima, Amosis, solo Hatshepsut sopravvisse ai genitori e soltanto nelle sue vene scorreva puro sangue reale. Ma come poteva una donna diventare faraone d'Egitto? L'ascesa di un nuovo re costituiva un problema complesso, spesso ammantato di intrighi e di lotte di potere. Per questo tipo di decisioni ci si riuniva all'interno delle anguste mura di un palazzo costruito in mattoni crudi. Qui vediamo un palazzo reale. È un labirinto di piccoli ambienti. Il re aveva parecchie mogli e concubine, per cui aveva bisogno di molto spazio. Questa è la stanza del trono, dove il re concedeva udienza. È molto angusto, perché le pareti erano essenzialmente fatte di mattoni crudi, e quindi non riuscivano a sostenere un ampio soffitto. E ora vediamo il bagno. Si tratta di un bagno all'aperto, un'esigenza di rango per l'antico Egitto. Le pareti sono in pietra. Infatti, se fossero state di mattoni crudi, dopo poco tempo sarebbero crollate. Nell'egiziano antico non c'era un vocabolario per indicare una regina. Quello che i geroglifici in realtà dicono è sposa prima del faraone. C'era solo una sposa prima del faraone. Dopo di lei c'erano le spose minori e infine le concubine. Ognuna di loro sperava che un giorno uno dei propri figli potesse diventare faraone d'Egitto. Hatshepsut probabilmente crebbe in un palazzo simile a questo, con numerose donne, moltissimi bambini e tantissime stanze con altrettanti intrighi. Dotata e intelligente, se fosse stata un maschio, sarebbe succeduta rapidamente a suo padre. Ma poiché la sposa prima del faraone in carica non aveva maschi viventi, la linea di successione non era chiara, e quindi sarebbe potuto salire al trono anche il figlio di una sposa minore, purché fosse maschio. Alla morte del padre, Hatshepsut aveva solo 12 anni ed era diventata l'unica erede al trono. Ma l'Egitto aveva bisogno di un re, uomo, secondo tradizione. E così Hatshepsut venne data in moglie ad uno dei suoi fratellastri, Tutmosi II. Egli, tuttavia, era solo in parte di sangue reale, essendo il figlio di una sposa minore, e se avesse voluto governare come re, avrebbe avuto bisogno di Hatshepsut al suo fianco. A circa 20 anni sposò la fanciulla dodicenne che in così giovane età divenne la nuova regina dell'Egitto. C'è ben poco di positivo che possa essere detto di Tutmosi II. La sua mummia suggerisce che egli fosse lontano dall'essere il tipo di uomo che una fanciulla avrebbe potuto sognare. Uomo fragile, in cattiva salute e dotato di scarsa muscolatura, aveva una 40 anni quando morì. Calvo, il corpo segnato dalla scabbia, egli non costruì nessun grande monumento, non eresse nessun obelisco in onore degli dei, né conquistò terre straniere. Sembra addirittura che egli, quando il suo esercito intraprendeva qualche campagna militare, restasse a palazzo. E certamente non assomigliava al tipo di uomo che il padre di Hatshepsut era stato. L'unica caratteristica del suo regno è che questo fu privo di eventi significativi. Tutto questo deve certamente avere costituito un pesante cambiamento per Hatshepsut, abituata a grandi imprese e audaci innovazioni. Hatshepsut e Tutmosi ebbero un'unica figlia, la principessa Nefrure, e quando Tutmosi morì, la regina era ancora una donna molto giovane e libera. A 32 anni era madre di una bambina, regina dell'Egitto e nel fiore della vita. Era decisa a mostrare al mondo intero di quali gesta la figlia di un grande re potesse essere capace.
diede così inizio al più incredibile programma di costruzioni che qualsiasi re o regina avesse mai intrapreso. A Deir el-Bari c'era il tempio di accoglimento in cui il corpo della regina avrebbe potuto essere venerato dopo la sua morte. Questo tempio dalle linee armoniose, situato sullo sfondo irregolare delle montagne, è quasi certamente l'opera più stupefacente mai edificata nell'antico Egitto. Il secolo precedente fu segnato da continue guerre. Questo è il primo importante progetto di costruzione che sia stato realizzato dopo un'epoca di conflitti. È al tempo stesso un assoluto capolavoro e segno di una grande affermazione politica. Con esso l'ordine divino venne ripristinato. La regina dell'Egitto si dimostrò così capace di grandi imprese. Fu l'inizio di una splendida nuova era. Per 20 anni Hatshepsut era stata la obbediente, silenziosa moglie di Tutmosi II. Ora l'energia che aveva ereditato dal padre stava per trovare piena espressione. Deir el-Bari divenne l'inedito proclama di Hatshepsut. Ancora una volta, le officine regali iniziarono a produrre le sculture ufficiali del sovrano dell'Egitto, ma i ritratti di Hatshepsut erano diversi da quelli dei suoi predecessori maschi. Veniva rappresentata con una figura sottile, il naso aquilino e guance leggermente paffute, una giovane donna fresca e brillante. I suoi ritratti e le sue statue stabilirono i criteri artistici che caratterizzarono l'Egitto per i successivi 1000 anni. I suoi obelischi rappresentano una delle più grandi realizzazioni del patrimonio monumentale del mondo antico. Queste grandiose stele di granito venivano elevate a scopi commemorativi di fronte ai templi dell'antico Egitto. Hatshepsut era orgogliosa in modo particolare di quelle che fece erigere nel grande tempio di Amon a Karnak. Il grande lavoro che richiedevano queste opere è dimostrato da questo obelisco incompleto che giace nella cava ancora attaccato alla roccia granitica. Tutti gli obelischi egiziani furono tagliati nelle stesse cave di granito rosso ad Aswan, a circa 240 km a sud di Tebe. Il granito era l'unica pietra abbastanza robusta che si potesse usare per monumenti tanto alti. Scolpire un obelisco era un'impresa titanica. Lo provano i fori praticati nella roccia, dentro ai quali gli operai martellavano per mesi interi prima di poter staccare il monolito. I due splendidi obelischi fatti erigere da Hatshepsut furono completati in solo 7 mesi e la regina ne registrò il trasporto fino al grande tempio di Amon a Karnak in un testo inciso sulle pareti del proprio tempio di Deir el-Bari. Vennero trascinati su scivoli fino alle sponde del Nilo e posizionati base contro base sulla stessa chiatta. Una volta giunti a Karnak, vennero messi in posizione verticale. Alti circa 30 metri, pesavano quasi 350 tonnellate l'uno. Purtroppo non esiste alcuna descrizione di come gli antichi egizi sollevassero gli obelischi. Secondo la teoria più accreditata, essi venivano fatti scivolare su una rampa inclinata dentro a un grande basamento di granito. La base dell'obelisco veniva inserita in una sede predisposta. Poi, con l'ausilio di una serie di funi, l'obelisco veniva portato in posizione verticale. È affascinante constatare che la sola cosa che mantiene un obelisco nella sua posizione è il suo perfetto equilibrio. Alla base dei suoi obelischi, Hatshepsut scrisse queste parole. Ella li fece quali monumenti commemorativi del proprio giubileo, dedicandoli al proprio padre, Amon, signore di Tebe, che presiede su Karnak, erigendo per lui 2 grandi obelischi di perenne granito del sud. La sommità di Elettro, il migliore di qualsiasi paese, può essere ammirata da entrambe le rive del fiume. Hatshepsut aveva tutte le ragioni di esserne orgogliosa.
Nel XIX secolo l'Egitto donò degli obelischi a Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Ma c'era una condizione: ogni paese doveva procedere al trasporto per conto proprio. Gli incaricati si resero presto conto che non era così semplice spostare un obelisco. Gli americani incorsero in grossi problemi. Nel porto egiziano dovettero infatti aprire lo scafo di un vecchio battello postale a vapore, far poi scivolare l'obelisco al suo interno e quindi essere in grado di salpare per l'America. Nell'estate del 1880 l'obelisco entrò trionfalmente nel porto di New York, girò attorno all'isola di Manhattan per essere infine scaricato a terra sulla Staten Island. Giunti a destinazione, fu caricato su una chiatta e fatto scivolare lungo il fiume Hudson fino alla 96esima strada. Lì dovette essere trascinato oltre i binari della ferrovia. Iniziò così il suo lentissimo e faticoso viaggio verso Central Park. Una ferrovia speciale venne costruita per trasportarlo. Fatto scivolare lungo i binari ferroviari da una motrice a vapore, l'obelisco fu trainato attraverso le strade di New York alla media di 30 metri al giorno. A volte furono necessarie intere giornate per girare un solo angolo. Lavorando giorno e notte senza interruzione alcuna, fu necessario quasi un mese soltanto per attraversare Central Park. Quando l'obelisco fu finalmente pronto per essere alzato, si era in pieno inverno. Erano stati necessari 4 mesi per far percorrere all'obelisco meno di 3 chilometri. Paragonando tutto questo con la storia degli obelischi di Hatshepsut, scopriamo con sorpresa che in soli 7 mesi ella fece scolpire 2 obelischi dalla pietra, li trasportò per 240 chilometri e li eresse nel grande tempio di Karnak. Tutto ciò senza macchine a vapore o martinetti idraulici, ma soltanto con mano d'opera. Recentemente, una troupe che doveva girare un documentario cercò di erigere un obelisco molto più piccolo di quelli di Hatshepsut. Esso venne tagliato dalla roccia con macchinari moderni, mentre per metterlo nella sua sede e alzarlo venne impiegata esclusivamente mano d'opera. Nonostante settimane di sforzi, consigli di esperti e centinaia di aiutanti, l'impresa non riuscì. L'obelisco americano giace ancora nel deserto, allungato sul fianco, in memoria dell'abilità degli antichi egiziani. Una donna faraone, da sola, era riuscita ad ottenere più di tutta la tecnologia messa insieme da un intero paese. Ma l'obelisco forse più importante di Hatshepsut è quello rimasto incompleto nella cava di Aswan. Esso pesa quasi 1000 tonnellate, 3 volte il peso degli altri obelischi. Ma ciò non intimorì la regina. Ella era certa che un simile colosso potesse essere tagliato nel granito, trasportato ed eretto. Purtroppo l'obelisco si incrinò mentre gli operai stavano martellandolo per liberarlo dalla roccia, per cui fu abbandonato. Non fallì la tecnologia di Hatshepsut, bensì il granito. Per compiere grandi imprese sono necessari grandi uomini e Hatshepsut contò in modo particolare su uno di questi, Senmut. La regina lo conosceva molto bene dal momento che gli aveva affidato l'educazione della sua unica figlia e lo nominò ispettore dei lavori regali. L'ottimo servizio che Senmut rese ad Hatshepsut fu generosamente ricompensato. Nonostante le sue modeste origini, infatti, egli salì alle più alte cariche del paese. Con il consenso di Hatshepsut, Senmut fece costruire una cappella funeraria a Jebel Es Silsila, a 64 chilometri a nord di Aswan. Questo è sempre stato un luogo speciale. Jebel Es Silsila significa montagna della catena, perché secondo la leggenda, in epoca medievale, gli egizi, per evitare che le navi passassero, piazzarono una catena attraverso il Nilo, ancorandola ad uno degli enormi blocchi sulla riva. Qui la nobiltà possedeva cappelle e stele funerarie private, tagliate lungo l'argine del fiume, erette per propiziarsi Sobek, il dio coccodrillo. Questo era il luogo nel quale le persone potenti e famose dell'antico Egitto potevano ostentare la propria ricchezza. Affacciato sul Nilo, Jebel Es Silsila è un sito stupendo e tranquillo. I turisti però non vi si recano di frequente.
La costruzione di cappelle funerarie come queste fu molto costosa. Proprio qui, Senmut fece erigere la sua cappella funeraria. È però necessario cercare con molta attenzione per poterla trovare, poiché non è visibile dalla riva del fiume. È nascosta tra le rocce, ma in una posizione di grande prestigio. Rimangono soltanto alcuni frammenti delle iscrizioni, tuttavia i titoli sono sufficienti ad identificare Senmut. Durante il regno di Hatshepsut l'Egitto prosperò, ma una nube minacciosa si profilava all'orizzonte. Il suo defunto marito aveva avuto un figlio da una moglie minore e questo figliastro, Tutmosi III, era l'erede al trono. Finché era in giovane età, Hatshepsut non aveva avuto difficoltà a governare al suo posto in qualità di reggente, ma una volta cresciuto, la tradizione lo avrebbe imposto come re. Pensate che cosa debba essere passato per la testa di Hatshepsut. Per 20 anni aveva sopportato un matrimonio in cui era semplicemente la moglie del re. Poi, per 7 gloriosi anni, aveva regnato da sola, facendo grandi cose. Non riesco nemmeno a immaginare che abbia potuto soltanto pensare di cedere il trono. Ma c'era un problema. Se Tutmosi III fosse salito al trono, sua moglie sarebbe diventata regina e Hatshepsut sarebbe stata relegata in un angolo. Quello che Hatshepsut fece a questo punto fu un qualcosa di unico nell'intera storia egiziana e l'Egitto ebbe finalmente il suo faraone. Hatshepsut fino a quel momento aveva mantenuto il titolo di sposa prima del re, ma per mantenere il potere si attribuì da sola il titolo di re. Questo impedì al suo figliastro Tutmosi III di salire al trono. Fu così che Hatshepsut venne rappresentata con indosso la barba posticcia e gli ornamenti del faraone. La riuscita di una simile impresa dimostrò ancora una volta che era realmente un monarca eccellente e l'Egitto era contento del suo operato. Un dignitario di corte disse di lei: «La divina consorte Hatshepsut risolve gli affari delle due terre attraverso i propri programmi. L'Egitto fu fatto per faticare a testa china per lei, l'eccellente seme di Dio». Hatshepsut dovette sostenere il ruolo di uomo per continuare a governare il paese, ma non ebbe mai la presunzione di esserlo realmente. Di certo indossava la barba posticcia e il gonnellino del faraone, ma solo perché veniva richiesto per le cerimonie ufficiali. Di fatto, non nascose mai di essere una donna. Persino il suo nome, Hatshepsut, significa la prima fra le nobili donne. Il popolo la accettò come re perché era un governante estremamente capace e perché aveva portato l'Egitto ad un periodo di grande prosperità. Positiva, inoltre, fu la reazione del suo figliastro, l'erede al trono, che, secondo le cronache del tempo, accettò di buon grado la situazione. Egli, infatti, era un adolescente e con tutta probabilità stava bene dove si trovava. È facile comprendere la scelta fatta dal giovane Tutmosi, a cui, in qualità di re d'Egitto, sarebbe toccato passare giorni a indossare gli abiti adatti alle cerimonie ufficiali e a ricevere i dignitari anziani piuttosto che a imparare a condurre un carro da battaglia e a usare arco e frecce. Inoltre, per essere addestrato nell'esercito, probabilmente sarebbe stato destinato in Siria. La Siria è sempre stata un campo di battaglia a causa della sua posizione strategica. Gli Ittiti del nord, la cui terra corrispondeva all'attuale Turchia, furono costantemente in lotta contro gli egiziani per il controllo della Siria. E l'Egitto inviò spedizioni militari periodiche al solo scopo di affermare la propria costante presenza. Secoli dopo gli egiziani, gli eserciti romani combatterono per il controllo della Siria e delle vie commerciali. Molto più tardi, nel Medioevo, i crociati costruirono fortezze in Siria. Le dimensioni dei castelli dei crociati, come il grande Krak des Chevaliers, ci ricordano come l'esercito, sia durante le crociate, sia ai tempi dell'antico Egitto, fosse un'enorme macchina burocratica. Qualcuno doveva controllare le stalle, le armi, i carri da battaglia, pensare a come trasportare e conservare il cibo per migliaia di uomini. Era quindi il migliore campo di addestramento per un futuro faraone. Tutmosi, in quanto erede al trono, fu quindi mandato in Siria con la consapevolezza che se fosse riuscito a dirigere un esercito, avrebbe potuto benissimo governare un paese.
La vita nell'esercito dell'antico Egitto richiedeva una personalità forte e vivace. Si era costantemente in moto, si viveva in austeri campi militari, in compagnia di migliaia di uomini sotto la costante minaccia del nemico. In breve tempo, Tutmosi dimostrò che la vita militare era proprio la vita che prediligeva. Questa scelta andò ulteriormente a vantaggio di Hatshepsut, sempre più sovrana indiscussa d'Egitto. Hatshepsut era un buon governante già quando era regina, ma divenne addirittura formidabile quando assunse la carica di re. Era trascorso circa un anno dalla sua nomina a faraone quando inviò una delegazione commerciale nella lontana terra di Punt. Era una missione tanto prestigiosa quanto pericolosa, che richiedeva una grande organizzazione. Da diversi secoli, infatti, nessun faraone aveva più inviato una spedizione commerciale in quel luogo. Il contingente mandato da Hatshepsut coprì 160 km di pista nel deserto, nella zona di Wadi Hammamut. Ogni notte la spedizione si accampava vicino ai pozzi delle oasi per riempire le borracce di pelle. Quando finalmente raggiunsero il porto di Quesir, sul Mar Rosso, la spedizione si imbarcò su 5 navi per affrontare un viaggio di quasi 1000 km verso sud. I navigatori egiziani erano abituati al Nilo, dove si vedono sempre le sponde, e così, sul Mar Rosso, navigarono senza mai perdere di vista la costa. La terra di Punt si trovava sul confine attuale tra Sudan ed Etiopia. Hatshepsut descrisse le fasi della spedizione sulle pareti del proprio tempio. Giunta a destinazione, la spedizione egiziana fu accolta dalla regina di Punt in persona. Quelle genti vivevano in palafitte coperte di paglia. Un modo di vivere sicuramente esotico agli occhi degli egizi che ritrassero le abitazioni. La rappresentazione delle palafitte presente nel tempio di Hatshepsut divenne così la prima rappresentazione pittorica della storia dell'Africa tribale. Vennero stabiliti ottimi rapporti commerciali con la terra di Punt e le navi furono caricate non solo con grandi quantità di incenso, ma anche con interi alberi di incenso e di mirra, le cui radici erano state accuratamente avvolte e protette. La spedizione nella terra di Punt era irta di difficoltà e solo un paese prospero e ben governato avrebbe potuto intraprenderla con successo. Questo paese era l'Egitto di Hatshepsut. Senmut, fedele servitore di Hatshepsut, beneficiò del suo florido regno. All'incirca nel medesimo periodo in cui Hatshepsut divenne re, infatti, a Senmut venne concesso di costruire la propria tomba in cima ad una collina, con una splendida vista sulla pianura e sul fiume sottostante. Sulle pareti, Senmut registrò i propri titoli. Era Gran Maggiordomo Reale e responsabile di palazzo, ma anche ispettore dei granai del dio Amon, ispettore della casa di Amon e ispettore dei funzionari regali. La sua responsabilità toccava ogni campo. La sua tomba è oggi gravemente danneggiata, ma è ancora possibile avere un'idea del suo passato splendore. Al suo interno si trovano delle grotte e probabilmente una di esse venne usata come cripta. Un indizio dell'importanza che Senmut ebbe per Hatshepsut può essere rilevato dai frammenti del suo sarcofago che gli archeologi trovarono nella tomba. Con pazienza certosina lo ricomposero e scoprirono quanto vicini fossero Senmut e Hatshepsut. Alla sua morte, la regina donò a Senmut il proprio sarcofago.
Questo aveva gli spigoli arrotondati a imitazione del cartiglio regale e la forma ellittica che circonda il nome del faraone. Le iscrizioni, che erano inizialmente state eseguite per una dama della casa reale, erano state modificate a indicare il titolo di Senmut, ispettore dei granai di Amun. Nessun comune cittadino era mai stato sepolto in un sarcofago regale. La sua era una posizione particolare. Il sarcofago era probabilmente stato intagliato per Hatshepsut quando era ancora regina, ma divenuta re ne aveva bisogno di uno nuovo adatto alla sua posizione di faraone. Donò così il proprio sarcofago da regina a Senmut affinché egli vi riposasse per l'eternità. Considerando la posizione privilegiata di Senmut alla corte di Hatshepsut, il sarcofago donato, i suoi titoli, la cappella funeraria di Jebel es-Silsila e la grande tomba con la magnifica vista, si è supposto a più riprese che Senmut e Hatshepsut fossero amanti. Questo potrebbe spiegare perché Senmut sia rimasto scapolo per tutta la vita, fatto molto insolito nell'antico Egitto. Quindi l'ipotesi fatta non è da escludere. Egli era un cittadino comune ed ella era il sovrano dell'Egitto e quindi, se essi erano amanti, la cosa doveva essere tenuta segreta. Quali sono dunque gli elementi che fanno pensare che fossero amanti? Gli operai che costruirono il tempio di Hatshepsut a Deir el-Bari ci hanno lasciato qualche indizio di quanto vicini fossero il faraone e il suo favorito Senmut. Nelle pause dal lavoro, gli uomini si riposavano all'ombra delle tombe incomplete che punteggiavano le colline. E mentre facevano colazione, non era raro che abbozzassero dei disegni sulle pareti. Sembra che uno degli uomini avesse preso di mira il proprio capo, Senmut l'architetto, ed abbia disegnato una figura che lo rappresentava, col suo copricapo da ispettore, nell'atto di amoreggiare con una donna che indossa quello che sembra il copricapo di un faraone. Così, più di un egittologo suggerì che Hatshepsut e Senmut fossero amanti. Gli operai di Deir el-Bari avevano una ragione valida per sospettare l'esistenza di una relazione amorosa. Nel tempio di Hatshepsut, infatti, Senmut viene rappresentato decine di volte mentre compie cerimonie di adorazione e di offerta ad Hatshepsut, e nessun comune cittadino appare così tante volte sulle pareti di un tempio. I primi egittologi pensavano che nell'antico Egitto una donna non potesse fare grandi cose da sola. Herbert Winlock, che si dedicò agli scavi di Deir el-Bari negli anni 20, credette che Senmut fosse l'eminenza grigia dietro al trono, capace di dirigere il corso del regno di Hatshepsut. A Winlock Senmut non piaceva e affermò: «Senmut deve essere stato un connivente, se non un vero istigatore, poiché è difficile immaginare come un tale corso abbia potuto avere successo senza l'assistenza del ministro». Winlock interpretò male la realtà. Era Senmut ad avere bisogno di Hatshepsut per la propria carriera, non il contrario. Pregiudizi come questo spinsero gli egittologi a considerare Hatshepsut una donna pacifica. In realtà si pensa che abbia guidato le sue truppe in battaglia. La conferma si trova sull'isola di Esh Shallal, a sud di Aswan, un luogo fuori dalle rotte comuni e raramente visitato. Parte del divertimento di recarvisi è prendere il traghetto locale. Esiste un testimone oculare delle imprese militari di Hatshepsut. È uno dei suoi scribi del tesoro che seguì una campagna militare in Nubia, probabilmente con l'intento di registrarne le spese ed il bottino che venne riportato indietro.
Al suo ritorno si fermò sull'isola di Esh Shallal, considerata il bollettino di informazioni dell'Egitto. Se si desiderava annunciare qualcosa, la si incideva su di una roccia dell'isola, con la certezza che si sarebbe conservata per migliaia di anni. Lo scriba del tesoro, Tiai, fu talmente colpito dalle imprese di Hatshepsut in Nubia che ne incise un resoconto sulla roccia. Non si sa esattamente dove si trovi l'iscrizione. Il grande archeologo egiziano Labib Abishi ha scritto: «Mi piacerebbe proprio trovarla, ma bisogna setacciare centinaia di iscrizioni sparse sull'intera isola». È un'iscrizione di Hatshepsut. È stata incisa da un uomo chiamato Amenhotep. Ecco qui il suo nome. Amenhotep era l'ispettore dei lavori in questa località ed era fiero di aver cavato dal granito due obelischi per la sua regina. Ecco la parola che indica obelisco, Tenu. Ma c'era un problema. Hatshepsut era re, ma era una donna. Così il povero Amenhotep, non sapendo come riferirsi a lei, finì con l'affermare di essere amato da lui. Desiderava esprimersi in modo corretto, ma non sapeva come fare. La ricerca dell'iscrizione continua, ma senza successo. Bene, ho passato una giornata molto gradevole, osservando numerosissime iscrizioni. Ho migliorato le mie abilità di arrampicatore, ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo. C'è un numero incredibile di iscrizioni in questo luogo, e io devo avere guardato nei punti sbagliati. L'iscrizione era stata incisa dallo scriba del tesoro Tiai, che aveva il compito di tenere le registrazioni dell'entità del bottino di cui l'esercito si era impossessato in Nubia. Quello che dice è che Hatshepsut era con il suo esercito in Nubia e che aveva sconfitto i nubiani. Tiai vide con i suoi occhi i capi nubiani catturati e condotti al cospetto del faraone. Hatshepsut non era affatto pacifica, era re dell'intero Egitto e aveva ogni potere. Verso il termine del suo regno, Hatshepsut insignì Senmut di una ulteriore onorificenza. Gli concesse di costruire un'altra tomba, ancora più imponente, di fianco al proprio tempio di Deir el-Bari. Era un fatto veramente straordinario che un comune cittadino potesse far costruire la propria tomba nelle vicinanze del tempio regale. Ma come sappiamo, Senmut non era un cittadino qualunque. La nuova tomba presentava dettagli veramente accurati, tra i quali si trova il ritratto di Senmut con profonde rughe sulle guance. Questo è il primo soffitto astronomico della storia, molto interessante per la raffigurazione delle costellazioni. Volendo seguire l'esempio di Senmut, molti faraoni fecero costruire le loro tombe nella Valle dei Re. Senmut ricoprì le pareti di formule magiche e scongiuri dal libro dei morti e fece incidere una preghiera. Oh, tu che sei nella terra dei viventi, che tu sia sacerdote o scriba, pronuncia le formule magiche per Senmut, il ministro di Amon. Potrebbe esserci stato un motivo particolare per cui Hatshepsut permise che Senmut costruisse la propria tomba all'interno dell'area del tempio. La tomba di Senmut presenta alcuni corridoi che conducono direttamente verso la Valle dei Re, dove Hatshepsut aveva costruito la propria tomba.
Non potendo esprimere apertamente durante la loro vita l'amore che li legava, essi forse vollero trascorrere insieme l'eternità. Senmut morì prima di Hatshepsut, che lo seguì però appena 5 anni dopo. La tomba di Hatshepsut, sull'altro versante della montagna, è una delle più strane della Valle dei Re. Questa è la tomba di Hatshepsut. Un monumento davvero carico di storia. Fu scoperta da Howard Carter nel 1903, una 20ina d'anni prima di quella di Tutankhamon. Quando Carter la trovò, era piena di detriti trascinati dagli acquazzoni occasionali che colpiscono la Valle dei Re. Quei detriti erano diventati duri come il cemento e si dovette frantumarli prima di poterli asportare. Fu uno degli scavi più difficili nella storia della valle. Dopo 2 mesi di lavori per liberare la tomba dai detriti, Carter dovette fermarsi. L'aria all'interno era così pesante e calda che le candele degli operai iniziarono a sciogliersi spegnendosi. Alla fine essi impiegarono l'illuminazione elettrica, cosa veramente all'avanguardia per quei tempi. Continuarono a sgomberare il corridoio di accesso che sembrava non terminare mai. Questa si rivelò essere la tomba più lunga e profonda dell'intera Valle dei Re. Quando i lavori di costruzione della tomba ebbero inizio, gli operai di Hatshepsut incontrarono roccia di cattiva qualità, inadatta all'incisione delle decorazioni parietali, per cui essi continuarono a scavare il corridoio di accesso alla ricerca di una buona arenaria che non trovarono mai. Carter riuscì a raggiungere la cripta che ospitava 2 splendidi sarcofagi in quarzite rossa. Il primo era ornato con le iscrizioni dedicate ad Hatshepsut. Il secondo presentava quelle di suo padre, Tutmosi I. Incredibilmente, Hatshepsut aveva aperto la tomba del padre facendo spostare la mummia così da seppellirla accanto alla propria. Dopo la morte di Hatshepsut, il suo figliastro, Tutmosi III, divenne faraone. I lunghi anni che aveva trascorso in addestramento con l'esercito diedero i loro risultati. Egli fu infatti il più grande eroe militare della storia egiziana. Durante il suo regno, durato 33 anni, guidò personalmente ben 17 spedizioni militari. Tutmosi III sottomise la Palestina e la Siria, spingendosi a nord verso l'Eufrate fino all'attuale Iraq. Ma il nuovo sovrano fu in grado di compiere delle gesta militari tanto audaci solo in virtù del fatto che Hatshepsut era stata in grado di mantenere un esercito forte. Egli ereditò un paese prospero e ben governato e avrebbe potuto appendere il suo scudo dedicandosi alla costruzione di grandi monumenti consacrati alla propria gloria, ma Tutmosi III non provava molto interesse per le costruzioni. Sembra che egli si sentisse molto più a suo agio alla testa dell'esercito e questo spiega la sua accettazione di Hatshepsut come re. Mentre lei regnava, il giovane era del tutto soddisfatto delle proprie esercitazioni e della vita militare. I
I resti di una cappella in quarzo rosso costruita da Hatshepsut nel grande tempio di Amon a Karnak chiariscono che la loro era una relazione reciprocamente vantaggiosa. I blocchi smontati, in attesa di ricostruzione da parte di una squadra di archeologi francesi, portano i nomi sia di Hatshepsut che del figliastro Tutmosi. Ed entrambi vengono mostrati fianco a fianco come co-reggenti. Essi non erano concorrenti. Tutmosi, però, dopo 20 anni di regno, cambiò atteggiamento verso Hatshepsut. Fu allora che la Cappella Rossa venne smantellata. Nonostante la sua fama, il nome di Hatshepsut venne cancellato da tutti i suoi monumenti e sostituito col nome del padre, con quello del marito o del suo successore. Qualsiasi nome sembrava andare bene, purché fosse di un uomo. Si stava riscrivendo la storia. Il ricordo di Hatshepsut non sarebbe mai dovuto esistere. Era stato deciso che l'Egitto non poteva aver avuto una donna come re, perché questo non rispecchiava la tradizione. L'ordine divino era stato rovesciato. Quelle di Senmut e di Hatshepsut. Con l'incisione del cartiglio di Hatshepsut. All'interno si trova il suo fegato, asportato dagli antichi imbalsamatori al momento della mummificazione del corpo. Poiché il suo fegato si trovava nel nascondiglio, è ragionevole concludere che una delle mummie di donne non identificate che vi sono state rinvenute possa essere quella di Hatshepsut. Esiste anche la possibilità che una delle mummie maschili non identificate sia quella di Senmut. Sappiamo infatti quale fosse il suo aspetto. Gli artisti antichi che ci hanno lasciato i suoi ritratti l'hanno sempre rappresentato con un leggero doppiamento e non hanno tralasciato i segni di rughe particolari sulle guance. Winlock, l'archeologo americano che ritrovò i ritratti di Senmut, affermò: «Per quanto concerne le rughe, era senza dubbio la caratteristica che lo distingueva». Ora, una delle mummie trovate nel nascondiglio comune fu descritta dall'anatomista che la esaminò per primo come probabilmente quella di un funzionario di alto rango in età molto avanzata. Potrebbe trattarsi di Senmut. Quello che infatti è caratteristico di questa mummia, nota col nome di uomo sconosciuto C, sono le rughe profonde che segnano le sue guance. È bello credere che, malgrado tutte le razzie avvenute nelle tombe e nonostante tutti gli spostamenti a cui le mummie sono state sottoposte, Hatshepsut e Senmut possano ancora oggi riposare nella stessa sala del Museo Egizio del Cairo, più vicino l'uno all'altra di quanto non abbiano mai sperato. Il regno di Hatshepsut, durato circa 22 anni, si rivelò un grande successo sotto tutti i punti di vista. La regina diede il via ad audaci spedizioni commerciali, a monumentali progetti di costruzione e a campagne militari di successo. Fu un'epoca di grande prosperità per l'Egitto. Eppure il suo nome venne alla fine cancellato proprio dallo stesso uomo che aveva istruito affinché diventasse il suo successore come faraone dell'Egitto. Perché, dopo 20 anni di regno, Tutmosi III cercò di distruggere il ricordo di Hatshepsut? Probabilmente non si trattava di vendetta, come qualcuno ha suggerito. Doveva in effetti avere a che fare con il concetto di ordine divino dominante nell'antico Egitto. Il concetto di regalità permetteva ai faraoni di essere molte cose: guerrieri, costruttori, diplomatici, amministratori. Ma questo non consentiva affatto che una donna potesse venire registrata ufficialmente come re. Il crimine che impedì ad Hatshepsut di essere inclusa nell'elenco dei re d'Egitto sembra essere semplicemente stato il fatto di essere una donna. Ma non è possibile sottomettere una donna forte. Oggi, se si vuole vedere il tempio più bello dell'intero Egitto, ci si deve recare a Deir el-Bari e visitare il tempio del re Hatshepsut. E se si vuole vedere l'obelisco più alto di tutto l'Egitto, bisogna visitare il grande tempio di Amon a Karnak.
Quasi fosse in grado di prevedere il futuro, Hatshepsut lasciò scritto: chi vedrà i miei monumenti negli anni futuri e parlerà delle mie imprese, stia attento, prima di affermare che tutto ciò non sia mai avvenuto, o prima di sostenere che si trattasse di un vanto. Piuttosto si chieda come tutto ciò le sia attribuibile e quanto ella fosse degna del proprio